Bentrovati gentili telespettatori, passiamo alle notizie di oggi. La delegazione ADEA da ieri mercoledì 28 giugno a Bari per premiare il progetto immunizzazione anti-Covid. Ieri mercoledì 28 giugno la sede della Regione Puglia in Via Gentile ha accolto una delegazione dell'Agenzia Esecutiva Europea per la Salute e il Digitale ADEA in visita a Bari per premiare il progetto SUPREM. Assistenza sanitaria e immunizzazioni per lavoratori stagionali e migranti non dichiarati, ideato per immunizzare lavoratori e lavoratrici migranti e stagionali durante la pandemia da Covid-19. SUPREME fa parte di un'iniziativa guidata dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro che vede la Regione Puglia come capofila delle 5 regioni italiane, partner del Sud Italia. Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia coinvolge l'Ispettorato del Lavoro, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e il Consorzio Nova Onlus. A coordinare le attività progettuali per conto della Regione è l'ARES, Agenzia Regionale per la Salute e Sociale. Il riconoscimento della DEA giunge nell'ambito dell'iniziativa triennale paneuropea, superando gli ostacoli all'immunizzazione che affronta gli ostacoli fisici, pratici e amministrativi alla realizzazione dei programmi vaccinali. L'agenzia ha indicato il progetto tra i 5 più promettenti. Siamo come Regione Puglia ovviamente molto orgogliosi di questo riconoscimento che viene dall'Europa, viene dalla comunità, in quanto la Regione ha svolto in pratica buone prassi riguardanti la vaccinazione durante il periodo Covid, un periodo molto gravoso, molto drammatico che abbiamo vissuto tutti insieme, che chiaramente ha interessato e coinvolto anche i nostri fratelli che arrivano dall'altra parte del mondo, che arrivano attraverso il mare, che giungono qui insomma in cerca di lavoro, di dignità, e quindi è giusto che la Regione si ponga anche, si è posta nel tempo e quindi ha voluto provvedere appunto a permettere loro la vaccinazione per una reale integrata possibilità di avere insomma un sistema sanitario anche a loro vantaggio e a vantaggio chiaramente di tutti noi. In questa maniera viene in qualche modo riconosciuto l'impegno costante, quotidiano da parte della Regione come terra di accoglienza, come terra di inclusione sociale, di inclusione migratoria, quindi di permettere veramente a chiunque arrivi su questa terra, su questa parte di territorio, su questa parte d'Italia, di essere accolto come con la massima dignità, con tutti i diritti del caso, come appunto ovviamente anche le vaccinazioni. Noi siamo orgogliosi di avere questo riconoscimento, di aver essere stati inseriti all'interno di questo programma europeo internazionale in un contesto di grande efficienza per quello che tutto riguarda l'accoglienza nei confronti degli immigrati, dei minori non accompagnati e anche c'è di tutto quello che viene fatto in un contesto di cultura di assistenza sanitaria, ma anche c'è soprattutto di vaccinazioni, perché questa particolare prestazione è stata molto apprezzata a livello europeo. Il riconoscimento è solamente una parte dell'iniziativa, e il riconoscimento come una delle 5 buone pratiche europee di promozione della pratica vaccinale, Covid e non solo. In realtà SUPREME, che è il progetto, guarda caso, finanziato dall'Unione Europea in passato, è qualcosa di molto più ampio, in cui si inserisce anche la pratica vaccinale sui migranti, ma abbiamo fatto anche assistenza sanitaria globale, oltre gli altri aspetti dell'intero progetto che riguarda inserimento lavorativo, tutela sociale e via di seguito. Ovviamente è un orgoglio perché su più di 25 pratiche sottomesse alla Commissione europea ne sono state selezionate solo 5, ci fa piacere che una sia quella regionale. La site visit avviene nell'ambito di una gara d'appalto, un tender, si chiama a Bruxelles, lanciato quasi un anno fa dalla ADEA e Health and Digital Executive Agency, che è l'agenzia esecutiva che per conto dell'Unione Europea poi gestisce appalti, finanziamenti o quant'altro, un appalto che serve a ottenere un servizio di ricognizione di quali possono essere gli ostacoli alle vaccinazioni che siano ostacoli amministrativi, culturali, burocratici, di discriminazione oppure semplicemente di alfabetizzazione sanitaria. Domani i commissari venuti andranno a fare la site visit nei luoghi degli insediamenti agricoli dei migranti del Foggiano, e dopodomani al corso ci sarà il conferimento, diciamo, la parte formale del conferimento del riconoscimento come buona pratica da promuovere.
un po' stupiti per aver ricevuto questo premio, perché forse perché come pugliesi consideriamo quella dell'accoglienza o la vaccinazione di qualunque cittadino che si trovi a transitare dalle nostre parti come qualcosa di normale. Il riconoscimento evidentemente testimonia che tanto normale altrove non è. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima edizione.